molto simili. Sì, esatto, anche il percorso che hanno avuto finora, hanno sostanzialmente battuto le squadre, quelle ritenute di bassa classifica, e hanno perso contro le top. Però sono due squadre che si assomigliano, e Boncourt è una squadra forse che ha un roster numericamente inferiore a quello che la San Masagno, giocano normalmente con 7 giocatori, e questo potrebbe essere un vantaggio per noi. Intanto è iniziata la partita Massagno, che inizia con il quintetto Magnani, Jankovic o Robertson al ritorno in campo dopo l'infortunio subito contro Basilea al ginocchio, e Onguae, mentre il Boncourt inizia con il quintetto Ceylan, Kosic, Dennis, Williams e Brown, lo stesso Brown che porta palla, mentre Massagno è già sopra di 2. Ora dentro abbiamo iniziato meglio rispetto alla partita della settimana scorsa, che non c'era da dubitarne, perché un altro impatto a livello di motivazioni la partita di oggi, anche perché uscire vincitori oggi vorrebbe dire rompere anche in maniera importante la classifica. Assolutamente, anche in vista poi della Swiss Basketball Cup. Esatto. Non è da sottovalutare, mentre qua Jankovic ci regala un gioco da maestro sotto canestro, specialità della casa per lui. E lì si vede la scuola slava dei pivot. Assolutamente, mentre qui benissimo Ngawe che va in contropiede e regala la prima schiacciata dell'incontro. Benissimo a questa Sam in questi primi un minuto e mezzo, diciamo, di gioco. Esatto, ed è bello vedere, sarà importante il duello Robertson-Brown. L'intento della difesa massagnese è quello di cercare di tagliare fuori Brown, non lasciare ricevere la palla, perché oltre ad essere il top scorer del campionato con una media di 24 punti, smazza anche 4 assist a partita, e la sua intesa con il pivot Williams è molto importante. Ecco, a proposito di uomini pericolosi, intanto osserviamo i 2 punti, tiro, si prende il rimbalzo, sempre Danis in fila, 2 punti vicino al tabellone, appunto anche fuori canestro, perché lontani dal canestro, scusa Minello, perché Kosic e Raimundas Dennis sanno tirare da 3. È tutta gente che viaggia sopra il 40% da oltre l'arco, e adesso il Boncourt ha trovato 2 canestri di seguito, il primo l'abbiamo regalato noi, disattenzione, mancato tagliafuori, sono cose che non dobbiamo fare queste. Intanto Williams si prende il pallone di Robertson inchiodandolo contro il muro della palestra di Nosedo. Robertson sicuramente non sarà al meglio della forma, anche perché è la sua prima presenza in campo, e intanto eccolo qui che prova a cercare il primo canestro per lui dell'incontro, canestro che invece viene trovato dal Boncourt con Ceylan. 6-6 dunque, si sono giocati 2 minuti e mezzo nel primo quarto. Vediamo Magnani va a prendere posto sotto canestro, pallone che poi arriva dalla media distanza per Onguae, infallibile, abbiamo visto anche contro Rivera la scorsa partita in casa, dalla media distanza non perdona, è un bel giocatore di impatto. Assolutamente, intanto vediamo Kosic, il blocco di Dennis che probabilmente si aprirà, così è, non lo trova subito Kosic che trova invece Williams, ma gli scivola il pallone dalle mani, dunque palla che può ritornare nelle mani della Sam con che si prende un bel tiro da 2 vicino al ferro. 2 squadre precise finora, Eh sì, abbiamo detto anche in settimana sul sito della Sam, avevamo detto come questa partita poteva essere un incontro tiratissimo che probabilmente si deciderà verso le ultime battute di gioco, anche perché appunto le squadre sembrano equivalersi in tutti i settori del campo. Intanto Magnani prova ad andare da solo. Subisce fallo, in questo caso credo sia Jankovic che subisce fallo da Williams. Sì, esatto.
Anche lui si è dimenticato di tagliare fuori e ha cercato di rimediare. Le leve del giocatore americano gli permettono così, insomma, di potersi concedere magari qualche taglia fuori in meno. Mentre Magnani aveva visto dentro Jankovic, ma fuori c'era Robertson da tre. E così è, 3 punti Sam, 13-8 più 5. Quando siamo praticamente a 6 minuti dalla fine del quarto. Attenzione a Williams. Fuori, consegnato per Kosic, non ci pensa due volte l'ex Ginevra e Lugano, senza trovare però il canestro. Mentre qui Ono, anche lui abbastanza con le idee in chiaro, va fino in fondo, palla che fa dentro e fuori. Mentre qui guardate Brown, cosa è andato a prendersi? Fortunatamente per noi trova solamente il fallo, sì, però di Robertson. L'arbitro concede due liberi, ma mi sembrava non avesse ancora iniziato il movimento. Però. E Brown, se riceve la palla così, che parte in velocità, è per quello che è chiaro la tattica difensiva della Sam di non fargli prendere il pallone. Ed è importante in questo senso Robinson. Robertson è il giocatore chiave della Sam oggi. Non un compito facile, intanto c'è Brown che infila 2 su 2. Comunque non un compito, 1 su 2 scusatemi, non un compito facile comunque per no. Robertson. Anche perché rientra dall'infortunio e poi parlando con Gubitoso mi ha detto che l'ultimo allenamento si è anche scavigliato. Bel rimbalzo di O. Bel rimbalzo ma non trova il canestro, vediamo se lo trova invece un Guae che dalla distanza non è così letale come da vicino, ci pensa O comunque che si prende suo ennesimo rimbalzo, diciamo che sta riservando l'ennesima doppia doppia. Loro presentano il top scorer del campionato, noi presentiamo il miglior rimbalzista del campionato. È vero, ma attenzione comunque a Williams. Che è lì vicino. Bene, uno su uno. Più 5 Sam. Due su due. 15-9. Più 6. 5 minuti da giocare. Massagno comunque avanti in questo primo periodo, importante incominciare bene, l'aveva detto Gubitosi in settimana, dovremmo partire subito forti, mentre qui Brown prova il tiro da tre, non trova il canestro, vediamo Robertson se riusciamo magari a strappare ancora due punti. Bene Jankovic che consegna il pallone a Unguae, bella, che poi palla. Ritorna il favore al serbo, oh, pecca di altruismo la Sam. Entra qui, Onguea si diverte, diciamo, a giocare a pallavolo, stoppando il giocatore del Boncourt. Boncourt però sempre in possesso del pallone. Qui bene o a toccare quanto basta il pallone per mandarlo alla rimessa laterale, alla rimessa dal fondo, scusate. 5 secondi. Difesa forte, probabilmente arriverà un tiro o di Kosic o di Brown. Vediamo Brown che esce. Bella difesa. Si cambia su tutti i blocchi. Attenzione a Dennis che proverà ad andare dentro, così è. Oh, cerca di stopparlo, non ci riesce. Poi Jankovic alza le mani ma commette fallo. Intelligente Dennis a cercare il contatto. Sì, però siamo assenti nel tagliafuori, eh? È due volte che vanno a rimbalzo tranquillamente. Assegno il primo, Dennis. Cinque punti per lui finora. Due su due. Magnani. Dobbiamo cercare adesso un canestro per rimanere lì davanti. Vediamo Robertson che si gioca il post contro Brown, poi palla fuori per Magnani.
che si regala un tiro da tre punti. Perplesso Gaspo, che chiede a Brown, probabilmente, no, scusate, sì. È stata una difesa un po' pigra, passi, ma no, chiedeva a Sela, mentre qua l'arbitro fischia fallo, la Sam chiedeva i passi. Pile ha già fatto due fischiate. Jankovic, secondo fallo, fa capire all'arbitro che lui era fermo, ha alzato le braccia, ma non si discute la decisione della terna arbitrale. E quindi due tiri liberi per Williams. No, ma un tiro libero. C'era il canestro valido. Canestro valido, cosa sto dicendo? Jankovic sotto canestro, proprio contro Williams, no. In arretramento Jankovic trova solo il primo ferro, poi qui cerca di tuffarsi in qualche modo per impedire il contropiede, non ci riesce. Seylan può andare a canestro e riportare i suoi a meno 3. Ongwe, Magnani, c'è Robertson che fa segno a Magnani di girare il pallone dall'altra parte, così è. Va a prendersi la tripla dall'anco Robertson, e qui si vede probabilmente non ancora al top, le gambe non hanno risposto come voleva. Vedi? Tiro corto e contropiede Boncour, sempre con Seylan tra l'altro. Ecco, esatto, però lì nasce tutto da cosa? Da un tiro, è giusto che ci sia, però non c'è lotta sotto il rimbalzo, siamo fermi, 5 uomini fermi, rimbalzo facile, apertura veloce, contropiede. Certo, Boncour gioca molto anche su questo gioco in contropiede, transizione veloce, Brown è velocissimo a portare palla, ma anche senza palla, evidentemente la Sam dovrà cercare di stoppare il prima possibile il contropiede. Esatto. Bisogna andare a rimbalzo d'attacco, o lo prendi o se non altro contrasti l'apertura, se invece stai fermo lo prendono facilmente, Williams si gira e dalla sua statura ha una bella visione, eh. Assolutamente, credo che stia dicendo proprio questo coach Gubitosa e Gabibo ai ragazzi: controllare le transizioni degli ospiti, controllare la velocità di Brown e fino a questo momento cercare insomma anche di non lasciar fare troppo a Seylan, che per adesso insomma è forse il migliore dei suoi. Noi abbiamo concesso 6 punti sui secondi o terze occasioni che hanno avuto. Bisogna fare attenzione a queste cose. Adesso c'è il primo cambio, entra Martino per Jankovic, quindi abbassa il quintetto Gubitosa, avremo O che andrà a occuparsi di Williams. Martino su Kozic, linea verde in campo da una parte e dall'altra, mentre qui Robertson sfrutta il blocco di O, poi si butta dentro, Brown si aggrappa al braccio del nostro play, fallo. Primo fallo per Brandon Brown. O per Ongwe, ecco Martino. Cerca Magnani, sta uscendo dai blocchi Robertson, è visto da Magnani, ci sarebbe O sotto canestro, ma bravo Williams a difendere, cambia la direzione della difesa, Seylan deve tirare sullo scadere, il keniano. L'arbitro però dice che si erano già esauriti i 24, dunque non è valido il contropiede del Boncour, si riprenderà con una rimessa dal lato per gli ospiti. Eccolo qua, Martino in difesa sul top scorer del Boncour. Martino, autore di una prestazione monstra insieme a Braccelli nello scontro di Coppa di questa settimana contro i Wallabies. Ci ha visto uscire vincitori e guadagnarci i quarti di finale. Martino, pensate, ha infilato 22 punti. Braccelli 28. Concediamo ancora un altro possesso. La
Kosic, Robertson su di lui, gli sta attaccato. Bravo Kosic che riesce comunque a trovare la via del canestro. Ma non i due punti, può ripartire Martino. Andiamo subito col blocco di O. Martino gioca un po' dietro al senegalese che si prende un tiro da due. Troppo corto, palla fuori e quindi attenzione a Boncour che con Kosic potrebbe addirittura provare la tripla, così è! Benissimo, il numero 8 che con questi tre punti porta i suoi sopra nel risultato 18-20 in favore degli ospiti. Fa girare bene intanto la Sam e il pallone, Magnani pesca, oh, tutto solo sotto canestro, un gioco da ragazzi per il senegalese, infilare due punti ed andare sulla parità, 20-20. Eccolo qua, l'asse Brown-Williams di cui parlavamo prima, e funziona e si vede. Non ha troppe difficoltà Williams a trovare il canestro. Un po' passivo qui, sì, sulla difesa Nello. Ma si è lamentato di una gomitata che ha ricevuto, ha usato il fisico Williams. L'arbitro ha detto che va bene così, allora bisogna adattarsi. 7 secondi alla fine dei 24, bisogna trovare un canestro, troviamo però solo un'infrazione di passi, Dio che adesso capisce. Robertson e O si sono disturbati sotto canestro. Chiesto scusa O, forse ha usato troppo. Più due Boncour che con 30 secondi alla fine del quarto la possibilità di aumentare il proprio vantaggio. Brown gioca con il cronometro. Aspetta Martino. Un 10 secondi di differenza più o meno. 10 secondi anche alla fine dell'azione. Brown si butta dentro, va a trovare un canestro difficilissimo. 13 secondi, bisogna andare veloce ma neanche troppo. Cercare un tiro senza dare un rimbalzo qui. Martino per poco non pesta la riga, perde il pallone. Attenzione, 2 secondi. Brown può trovare un tiro da 3. Fortunatamente trova solo il ferro. Finisce qua il primo quarto, Massagno 20, Boncour 24. Nello, abbiamo iniziato bene, poi sul finire del quarto ci siamo un po' persi. Non siamo stati capaci di bloccare il gioco in transizione del Boncour. Loro hanno cominciato a prendere rimbalzi facili in difesa, aperture veloci, transizione, è un po' l'ABC del basket, semplicità e via così. Dobbiamo fare attenzione, andare a rimbalzo d'attacco e poi rientrare veloci a coprire. Secondo te cosa si giocherà Gubitosa in questo secondo periodo? Continuerà con i 5 che abbiamo visto in campo o proverà magari... No, penso che vedremo anche Uten Moser adesso entrare in campo per vedere di dare un po' più di solidità sotto canestro, un po' qualche chilo in più, perché magari anche andare a spendere qualche fallo su William, cercare di preservare O e Jankovic in questo compito. Però come ti dico, dobbiamo essere un po' più attenti e un po' più reattivi. Reattività, ebbene sì, sarà un live motive che ci accompagnerà per tutta la partita. Oramai... Speriamo che sia light. Speriamo che sia un motivo felice, non... Sì, speriamo che alla fine l'avremo vinta noi, beh certamente. Sta di fatto che per adesso Boncour Bella sembra... squadra, È una bella squadra. Bella squadra che approfitta di tutte le occasioni che la Sam mi concede. Fa pagare, gli errori te li fa pagare, questa è una grande virtù, Sempre... No. Eccoci qua, carta, si gioca la carta Bracelli. Ecco, si gioca la carta Bracelli. E Boncour mette in campo Kessler. Quindi è uscito Martino, non ha giocato molto il nostro numero 5. Dentro Bracelli, subito su Kosic, due ottimi tiratori. È proprio Kosic che viene cercato da Brown, che poi si ritrova il pallone tra le mani nel Boncour. Tra l'altro è entrato anche Marlon Kessler. Secondo fallo intanto fischiato a Justin Robertson.
Eccolo, sempre Brown fuori dal blocco, si riprende poi pick ripick con Danis, qui piroetta, altro fallo di Robertson, esulta Roman Gaspo. Esatto, esulta Roman Gaspo in panchina, così come i suoi giocatori, perché il terzo fallo di Justin Robertson potrebbe escluderlo prematuramente dalla partita. A pavù. E così è, Gubitosa è costretto a richiamarlo in panchina, al suo posto entra Fabio Appavù, il numero 24, mentre Brown mette a segno il primo dei due tiri liberi. Due su due. E allunga il Boncure, più 6. Allunga il Boncure, allora vediamo se la Sam riesce a non perdere la concentrazione. Per poco Magnani non perde il pallone, bravo però a mantenere il possesso, servito Bracelli che non ci pensa due volte, cerca di scaldare subito la mano. Ecco, bene così, sotto canestro. Ci prova anche a Pavù, forse troppo freddo, bisogna aspettare di entrare in ritmo per i nostri due tiratori. Vediamo, prova magari Magnani ad andare dentro, trova, forse che trova anche un fallo, così no. Mamma mia, non trova il canestro, trova due rimbalzi e poi il canestro. Bene, avevamo bisogno di questo canestro. Avevamo bisogno come pane, però vedi, siamo stati reattivi e abbiamo giocato tre palloni in attacco, poi in una maniera o nell'altra arrivi a buttarla dentro. Guarda Bracelli, bravo sulla difesa su Kosic, che evidentemente cerca il pallone, cambio difensivo per la Sam. Kessler poi viene travolto dal keniano e dal nostro numero 7. Fallo fischiato a Bracelli, se non mi sbaglio. Sì. Altri due tiri liberi, tanti falli della Sam sotto canestro, come contro Rivera. Uno su uno, Kessler. E come arriverà non ci fanno pregare a buttarla dentro. Esattamente. Due su due. Nello Docet. Non sbaglia Kessler. Magnani potrebbe andare dentro, poi fa un passo indietro e torna da O, che gira per APV. Ongwe deve prendersi un tiro da tre punti, ma non è la sua specialità. E difatti il pallone non finisce dentro. Intanto attenzione a Dennis, che capisce che può giocarsi l'uno contro uno in poste e far valere la sua fisicità. Bravo, premiata la sua scelta con due punti. 30-22 Boncourt. Dobbiamo rimanere lì, se ne stanno andando via gli ospiti. Vediamo il keniano che a questo punto prova a rispondere. C'è Williams che stampa al tabellone il pallone. Fortunatamente rimaniamo con 9 secondi. 9 secondi, ma quantomeno con la palla. Ma almeno la palla, sì. Bracelli, Magnani, 6 sul cronometro, bisogna trovare un tiro. 4, 3, 2, 1, senza paura, Magnani va dentro. Il cameriere Magnani. A cercarselo veramente quel canestro. Bene così, bravo Marco. Meno 6, ma la Sam dimostra di essere lì attaccata alla partita. Sbaglia Brown. Possiamo trovare magari altri due punti. Dai e vai con APV Magnani. Poi il pallone finisce sul ferro. Niente da fare. E qui APV ferma subito Brown con un fallo. Fallo intelligente, direi. Però abbiamo esaurito il bonus dopo 2 minuti e 39, mentre Boncure ancora ferma a 0 falli. Bravo Pavù, ma attenzione a non farsi prendere in contropiede. Così arriva il cambio difensivo con Magnani. Ora Kessler, Kosic, curl sul blocco, va dentro, ma non trova il canestro per nostra fortuna. Magnani spinge subito il contropiede. Attenzione a Bracelli, avrebbe l'occasione di andare dentro, rinuncia.
non capisce bene cosa deve fare, deve rollare, deve stare lì. Vediamo, Magnani con un po' più di lucidità, serve benissimo a Pavù che sale. Peccato, non trova il tiro. Abbiamo ancora 13 secondi. Il secondo rimbalzo offensivo di Apavù. Ottima la sua entrata in campo. Se non sotto il profilo dei punti, quantomeno sotto il profilo dell'intensità difensiva. Ah, sì. Qui Raimundas per poco non tocca la riga di fondo. C'è poco da fare. Per poco. Non c'è ritorno in zona. Sempre Raimundas. Dennis. Non trova il canestro, Apavù potrebbe trovarlo da tre. Bravo, intelligente per Magnani, che serve senza pensarci due volte. Onguawe l'ha visto con la coda dell'occhio. Bel contropiede, una bella transizione abbiamo fatto adesso. Servito il rimorchio Magnani. Magnani sta giocando senza paura, nel senso che è andato un paio di volte sotto canestro a concludere lay-up. E con William sotto le planche non è così evidente. Senza paura, assolutamente. Magnani si è buttato dentro senza pensarci. D'altronde ci sta un po' prendendo per mano in questi minuti. Bene così. E lui sì, perché ultimamente da fuori non abbiamo fatto tanto. Brava comunque la Sam, era siamo in lì. Difficoltà. Come... abbiamo saputo leggere il momento. Abbiamo portato un qualche correttivo, ma come avevamo detto sono due squadre che si assomigliano e il punteggio è lì a dimostrarlo, anche l'andamento del gioco. Partita tirata fino all'ultimo, avevamo detto, per adesso siamo... Non è quello che mi auguro, sia per la Sam sia per la mia età. Non la date di voi di cuore, eh? Ehi. Non la date di voi di cuore. Intanto andiamo a riprendere il gioco. Rientra Jankovic che dà qualche minuto di respiro a O. Dall'altra parte mi sembra... È entrato Savon. Che ha avuto un breve passaggio un paio d'anni fa anche a Massagno. Principalmente ha giocato nell'Under 21. Massagno che tra l'altro si è messo a zona, ecco, okay. Bravo Nello che me lo fai notare. E per adesso sembra funzionare perché Magnani recupera il pallone, magari si prende un fallo. No, ci sarebbe Braccelli alla sua destra, non lo vede Marco. Fa niente, riordiniamo le idee. Si apre il keniano. Dall'altra parte c'è finta il consegnato, poi si butta dentro ancora per Magnani nell'angolo per Apavù. Tripla, corta. Niente da fare, Apavù non riesce a trovare il canestro. È un'azione ben fatta però, l'hanno giocata bene. Stiamo giocando bene, attenzione Brown. Attenzione. E gli dai un metro e ti punisce. Occhio alla zona. Lì è mancata la comunicazione tra Braccelli e Magnani, vado io, vai tu e è andato nessuno. L'aveva capito subito Brown. Beh. Non ci ha pensato su due volte, boom, da tre dentro. 33-26, Jankovic a fare a sportellate sotto canestro, Williams prova a metterci la mano, ma Jankovic trova il canestro, incita i suoi, Gubitosa, mentre Gaspo cerca di calmare i suoi in attacco contro la zona, bisogna essere molto pazienti, aspettare il momento giusto e punire, speriamo non sia così, bravo Magnani che a questo punto rimane attaccato a Brown, che poi... con uno step back da signori. E vabbè, cosa vuoi fare lì? Preso lo spazio. Bravo lui. Creato il tiro. Fatto due punti. E tanti cari saluti. Sempre Magnani per Apavù. Ci riprova per l'ennesima volta Fabio. Non ancora dentro il pallone. Adesso deve essere bravo anche lui. Magari a cercare di andare dentro. Non continuare a forzare da tre. Ma lui ce l'ha nel DNA quel tiro, E dopo è chiaro, se hai la giornata... Kosic intanto! Riesce, bravo Juraj. 3-7-2-8. Attenzione Sam, attenzione. Bene il fallo di Kessler. E arriva anche il primo fallo del Bonkou. Esatto, primo fallo nel quarto.
Odora rimette O per Pavù. O per Pavù, c'è bisogno di più fisicità sotto canestro. Sì. No, poi comunque... anche la soluzione offensiva, perché... Bravo, Magnani comunque in questo momento è la mente della Samp. Sta giocando veramente bene, sta tenendo la squadra lui sia nelle conclusioni sia creando il gioco. Martino ancora sulla sedia del cambio, bello, bravo Andrea. Bella, bellissima difesa della Samp. E qui forse troppo presto il passaggio, però perdiamo un'occasione d'oro. Mentre Brown, guardate, in un attimo arriva dall'altra parte, mamma mia che finta su Magnani, si butta dentro. Bene così, niente canestro. E adesso con calma, cerchiamo un canestro ragionato. Servono i due punti, non serve certo un'azione affrettata. Bracelli, blocco di Jankovic, si butta dentro. Vai deciso. Peccato, perché Bracelli lì secondo me poteva andare fino in fondo, non se l'è sentita, è qui. C'è poco da dire, Williams ha anche un'ottima visione di gioco e pesca benissimo il numero 3, Amir Savon. Un attimo di esitazione di Bracelli, che lì doveva andare incontro alla palla. Ancora time out dubitosa. Niente, abbiamo qualche difficoltà, Nello, ad impostare l'azione, cioè andiamo molto bene via in contropiede. A finalizzarla, che stiamo pasticciando un po' in attacco. Non li vedo fare i soliti giochi, slegati. Bisogna essere più incisivi, bisogna... Ma bisogna essere forse anche un po' più fiduciosi e convinti delle cose che si fanno. Sembra che stiamo giocando in attacco con un po' di paura. E bisognerà subito scrollarsela di dosso, eh? Perché qua c'è poco da aver paura, 30-39 è un attimo a subire il parziale che poi ti taglia le gambe. E 39 punti sono tanti, non è un punteggio da Sam, subire 39 punti. No, Sam che... Tra l'altro, a proposito di punti subiti, siamo primi in classifica come miglior difesa. La miglior difesa, 39 punti, sono al di là della nostra media. Da un attimo di riposo alla Raimundas. Giocatore molto intelligente Raimundas. Fatto bene fino adesso. 8 punti per lui. Palla. Attenzione, un Gue stoppato da Kozic. Jankovic. Uno contro uno con Williams sotto canestro. Lo obbliga al fallo. Bene così, dai. Quantomeno lo carichiamo di falli. Giocatore fondamentale per Boncour. Il secondo. Oh, Bracelli, fallo di Ceylan, altro fallo Boncour. Sì, Ceylan. Dai, bisogna trovare due punti, invece per poco non perdiamo il pallone, anzi, cosa dico per poco? Lo perdiamo, sì. Un'infrazione di ritorno in zona. Smanacciata di O. Pallone che ritorna nella nostra metà campo e quindi viene consegnato dagli arbitri agli ospiti, che ora stanno a più 9 con 1.53 da giocare sul cronometro. Brown, serie di finti e di esitazioni. Kozic si butta dentro. C'è Ceylan. E qui... Buona difesa di Martino, che ha tenuto bene Brown sul primo passo, ha fatto un bel scivolamento.
E lì è fondamentale, se ti fai bruciare lì sei morto, non lo vedi più. Eh sì, facile a dirlo, poi a difendere su Brown, insomma, non è così semplice. No. Oh, porta. Per Jankovic, che aveva praticamente un tiro libero a disposizione. Ecco, quello che non riesco a capire, lo vedo io da qui che il tiro è corto, il giocatore deve rendersi conto che lui che è corto, ma segue il tiro che ti arriva in mano. È una cosa è commentare, una cosa poi è stare giù, sicuramente non sarà stato contento Jankovic del suo tiro. Deve prendere fiducia perché abbiamo bisogno di lui. Tutta la Sam deve prendere fiducia e reagire, magari guadagnando qualche punticino prima della fine del secondo quarto. Un guè per Martino. Martino. Ah, peccato, va. Neanche lui, però bravo che si va a prendere il rimbalzo. Serve Bracelli che poi vede sotto canestro. Due punti, dai, meno 10. 3-2-4-2. Cominciava a farsi pesante il parziale. Dai. Qui, ottimo, palla persa di Boncourt, dai. 44 secondi per sgranocchiare altri due punti a questo parziale. Si scalda anche la folla che grida Massagno, Massagno, Martino. Bello il blocco di Jankovic, Marchino si ferma e si prende un tiro corto anche questo. E adesso giustamente Boncourt gioca col cronometro, palla a Brown, ci sarà la classica soluzione da uno contro uno, sì. Aiuto, scarico e speriamo in un canestro. Ecco che arriva il blocco di Savon, ci prova Brown, bravissimo, a uscire, obbliga Brown ad un tiro che viene raccolto dalle mani di Williams e purtroppo viene messo dentro. 32-44 a questo punto. Stanno discutendo il tavolo se i 24 secondi erano suonati prima del tiro di Williams, mi pare che ha messo l'ultimo canestro. Mi sa che il tiro è buono perché è cambiato lo score, infatti è 32-44, prima era 32-42, quindi il tiro è buono. Siamo sotto di 12 alla fine del secondo periodo. Nello, ci ritroviamo qui all'inizio del terzo e magari facciamo una piccola ricapitolazione di questa prima metà di partita. Va bene, a dopo. Tra poco. Eccoci da Nosedo, tra pochi secondi riprendiamo l'incontro, 32 San Basket, 44 Boncourt, lo scarto che ci sta, frutto probabilmente anche dei 14 punti contro 4 scritti al referto da Boncourt in contropiede e dal fatto che dalla panchina finora la Sam ha avuto solo virgola. Vediamo come interpretiamo il secondo tempo, se Gubitosa ha trovato le contromisure. Non è che l'inizio è confortante, un contropiede di Brown. Riacco Minello. Eccoti qua. Allora, mi dicevi che sei un po' pessimista per il finale, non la vedi bene, come mai? Ma mi sembra una Sam che dopo un buon inizio burica, l'abbiamo visto anche in queste due azioni, iniziato molli. Mamma mia, che rimbalzo di Robertson! Quando ti sei fatto male al ginocchio, e tra l'altro ti sei anche scavigliato in settimana, e voli così per prendere un rimbalzo, è un ottimo segno. Volere è potere, non l'ho inventata io questa frase. Attenzione. Magnani si butta dentro, in questo caso volere non è potere, esatto. Ma è stoppata.
stoppata di Ceylan. Vabbè, ma almeno ha tentato qualcosa. Abbiamo sempre ancora il possesso del pallone. Sempre Magnani che subito, come quando si cade da cavallo. Esatto. Rimonta su e trova due punti, proprio con la mano di Ceylan in faccia. Bravo, bravo il keniano che va a recuperare un pallone. Bene. Ottima Sam in questo inizio. Oh, ci sarebbe Robertson dentro. Dai, e vai, pasticciano i due, troppo. Magari Jankovic, vediamo se riesce a trovare il canestro. Niente, si spegne proprio tra ferro e tabellone. E così intanto scivola Kozic, per poco non perde il pallone. Queste sono cose che fanno male, sia per il morale. Peccato perché questi due punti veramente ci potevano portare a meno 10 ed invece Brown ci scaraventa a meno 15. Mamma mia, che freddo! Con una tabellata di quelli... di quelle super, ma tant'è che il pallone va dentro. Così come va dentro il tiro di Robertson che infila due punti. Dennis. Ceylan, Williams contro Jankovic, si va dentro a spallate, ai ai ai, fallo e canestro. Sconsolato Jankovic, che alza la mano, sa di aver fatto fallo, è della serie, ragazzi, di più non potevo fare. Arriva il terzo anche di Jankovic. Vediamo se va a segno il libero aggiuntivo. Ebbene sì. Ebbene sì, 36-52. Magnani, abbiamo bisogno di un canestro, ragazzi, abbiamo bisogno di un canestro. E soprattutto abbiamo bisogno di una buona difesa, non certo un canestro da Jankovic da tre, infatti cerca Robertson. Adesso si prova a buttare dentro. Devi prenderci per mano, Justin, devi prenderci per mano. Fallo di Marco, che capisce che l'ennesimo contropiede poteva essere letale, e fa fallo. Primo fallo per Marco. Sempre Boncour, palla siamo in mano. Siamo fermi, siamo molli. Anche la panchina è là, sconsolata. Ecco quello che non deve succedere. Eh sì, concediamo troppi rimbalzi in attacco e ne approfitta Boncour che trova un altro canestro con il numero 12 del Boncour. Dennis, l'ex Neuchâtel, che con Kristanovic l'anno scorso faceva un po' quello che voleva, sotto e lontano da canestro. Attenzione ancora Boncour che prende il rimbalzo, va in contropiede con Ceylan. Ancora un rimbalzo d'attacco concesso dalla Sam, altri due punti. 36-56 Nello, meno 20. Ci stanno. C'è niente da dire. Come si esce da questo momento, Nello? Difficile, devi girare completamente il mentale, la reattività, soprattutto vedo una Sam sconsolata. Sì, proprio quello forse, quello, ma è proprio il mentale. Ho paura, cioè a questo punto ci vorrebbe un bello appedatone al pallone che lo spari sul soffitto. Speriamo che non ti sentano, ecco, ad ogni modo... Prenditi anche un tecnico, ma fai qualcosa, ma sì. Cerca di girare l'inerzia della partita, altrimenti andiamo così proprio a morire, spegnersi. Canestro dopo canestro degli, esatto, ospiti. Degli ospiti. È comunque il primo vero momento di difficoltà della Sam, sì. Perché no, comunque... No, contro Monté e contro Neuchâtel abbiamo saputo reagire in entrambe le situazioni. In questo momento vediamo una Sam che stenta, che non riesce a girare, come dicevi te, l'inerzia della partita. Adesso ci vuole il click mentale. Robertson che è uscito dalla palestra. No. Entra Bracelli al suo posto. Momento
difficile perché Robertson, ah no, niente, ha dovuto togliersi gli scaldamuscoli e quindi evidentemente non poteva farlo in campo. No. Oh, bene Jankovic, di forza, va dentro come un tir. Trova due punti. Bene, dai, adesso usciamo dal timeout. Tra un po' rientrerà anche Robertson che ha sistemato la questione scaldamuscoli. Jankovic cerca di dare il fondo, chiama i compagni per la trappola. Si era addormentato, in quel caso infatti Jankovic gli fa segno, dobbiamo fare la trap. Vabbè, meglio così perché Williams ha toccato la linea di fondo. Si è ricordato di aver già palleggiato Williams. Dai, un'ottima difesa, adesso ci vuole anche un ottimo attacco. Magnani fuori dal blocco. Aspetta un attimo, bravissimo a leggere il blocco sia Jankovic che Magnani, con quest'ultimo che trova due punti. 40-56, siamo ancora lontanissimi, ma quantomeno stiamo Abbiamo dato dei buoni segnali. Un piccolo segnale. Aiaiai! Tripla, Brown è veramente intelligente come giocatore. Ha visto Bracelli che si è girato, tra l'altro in quel caso un errore di Bracelli sulla difesa, non si dà mai le spalle al giocatore. Infatti Brown, passata una finta, si è girato Bracelli e gli ha tirato in faccia. È la virtù del Boncourt, almeno è la prima partita che vedo, ma questa partita accettano tutti i regali che gli fai e te li fanno pagare tutti. È un gran merito questo, è un gran merito. Boncourt che intanto Brown in lunetta, come dicevi tu, è molto brava a far pagare agli avversari gli errori che concedono, anche perché in campionato, come abbiamo detto anche all'inizio, ha avuto un andamento molto simile al nostro. Ha perso da Monté all'esordio, ma poi e ha perso anche da Neuchâtel, ma poi ha infilato una serie di vittorie con Swiss Central, con Winterthur, con Puy, ha perso poi vabbè da Ginevra e poi ha vinto contro Basilea, mentre noi troviamo due punti contro Basilea, dove proprio Brown e Williams hanno fatto cose da pazzi, cioè 36 punti per Brown, 5 assist, 9 rimbalzi, mentre Williams ne aveva infilati 17 con 19 rimbalzi. Questo è importante. Beh, bravo, bravo Ngwe. Ottima tripla, 4-5-5-8, siamo a meno 13. Piano piano, Nello, step by step. E se magari ci mettiamo dentro anche qualche euro step, perché no? Kosic. Attenzione, bravo. A chiudere, qui c'è Passi e di 3 secondi. Guarda la Sam come si è subito risvegliata, si vede subito anche dalla panchina, molto reattiva, partecipa. Dubitosa, contento, ma concentrato, perché capisce che bisogna affondare la lama del coltello in questo momento e cercare di trarre più punti possibili da questo momento di difficoltà del Boncourt. Magnani, ci sarebbe il blocco di bravo, sempre Magnani a leggere, qui per poco non fa passi. Mamma mia, l'arbitro ci regala una palla contesa che però... Possesso Boncourt, vabbè. Possesso Boncourt, vabbè, la freccia diceva Boncourt, la prossima sarà nostra. Rientra Robertson. Robertson che secondo te prenderà il posto di... Bravissimo! Forse è proprio lui! Ah, però forse è nostra, no? Non l'aveva toccata? No. Bravissimo Magnani però. Ottimo momento. Vediamo chi toglie Gubitosa. Toglie Bracelli, credo. Sì. Magnani obiettivamente insostituibile in questo momento. Vabbè. 11 secondi per Boncourt. Vediamo se se n'è accorto Brown. Ci mancherebbe. 5, 4, 3, infatti si prende un tiro, mamma mia, si prende anche i due punti. Veramente molto bene Brown questa partita. Qui Jankovic, un attimo di indecisione. Telefonato. Buttati dentro Miloš. Mamma mia, per poco, niente da fare, si dispera anche lui.
Brown contropiede ha visto dall'altra parte Ceylon. Fortunatamente per noi è solo ferro. Dai Justin, inventa qualcosa, chiama lo schema. Bravo, ordinato l'americano. Ci sarebbe o fuori da tre. Si muove verso canestro, un attimo di esitazione contro Williams, deve trovare l'attimo buono per far partire il tiro, eccolo lì. Cerca la planche, niente da fare, Justin ce la mette tutta per prendere il rimbalzo offensivo, però purtroppo palla che rimane... un rimbalzo di troppo sul ferro che gli ha fatto perdere il timing. Sprechiamo Toppo. Ai ai ai, no, dimmi di no, dimmi di no. E invece proprio sì. Altri tre punti di Brown. Favoloso, favoloso. Giocatore fortissimo questo Brown. Qui Clivà decide per il possesso Sam. Diciamo che mi sembra più fosse un fallo, però. Oh, Robertson. Ah, passaggio... molle. Decisione troppo affrettata, non era ancora arrivato, non aveva ancora preso posizione. Ma stava difendendo bene Kozic, cioè. È vero, il taglio molto l'ha bravo. Marcato bene, quindi non è che è arrivato tranquillamente libero, sono arrivati assieme, dopo stavolta il ferro non è amico di Marco. Sa che non è stato amico di nessuno in questa partita, qui no, non c'è... Qui gli arbitri fiscano fallo e canestro. Onestamente mi sembrava fosse arrivato prima il fallo di Robertson. Onestamente Robertson non deve fare un quarto fallo così, che non ha nessun senso. Quarto fallo. Punto. Credo che comunque Gomitosa abbia capito che falli o meno Robertson deve giocare. Guardate cosa fa! Spero che non si sia fatto male, Justin. Ho visto che... è rimasto a terra per un attimo, no, non si è fatto niente. Mamma mia, che coraggio. Dopo un infortunio del genere, buttarsi dentro così nella mischia non è da tutti. Tu hai detto coraggio, anche incoscienza. Perché era una conclusione, non dico impossibile, però a bassa percentuale. Ma in un momento così non te lo puoi permettere. Cioè dalla sua esperienza, un fallo così e una penetrazione così. Secondo me invece da premiare quantomeno l'azione offensiva. Secondo me Robertson ha capito che deve prendere per mano questa Sam e lui è anche capace di questo genere di azioni. E ci ha provato, probabilmente cercando anche un fallo, e che ha tratto trovato. A proposito di reattività Williams. Non è stato lì a vedere cosa succedeva, è andato, ha tolto la palla dal cilindro e ci ha fregato un punto. Qui fallo fischiato a... sì, Dennis. Sì. Raymond. Entra Savon, esce proprio Dennis, Raymond a Dennis. Moore. Sto dicendo, pure fortunato in panchina, Robertson, mentre Ongwe prova, finalmente trova il canestro da tre punti, ossigeno per la Sam, una boccata d'ossigeno che ci voleva, 4-9-6-3, ancora lontano il Boncourt, però punto su punto. Dobbiamo riuscire a andare a togliere la doppia cifra di scarto prima dell'inizio dell'ultimo quarto. Sono d'accordo. Sai, come diceva il bevitore di tè, un punto al minuto, quindi il mitico Dan Peterson, che le sue clave dicevo, finché sei sotto un punto al minuto c'è speranza. Robertson, magari se riusciamo a farne anche due non sarebbe male. Ongwe, bravo a non perdere il possesso. Magnani si prende una tripla fondamentale, va dentro, 5-2-6-3, più 11 Boncourt.
pubblico che capisce che è un momento chiave della partita. Non dobbiamo far segnare Brown, bravissimo Magnani, che adesso lancia il contropiede. Robertson per Ongwe. Bene così, meglio, stavo per dire, meglio un'azione ragionata, un po' di sana incoscienza, Lello, come l'entrata di Robertson, ma qui ci premia l'incoscienza, mentre Brown lascia scorrere il pallone, ma scorrono anche i secondi, infatti non si è ben capito, e qui va, ferma tutto, probabilmente è proprio questa la ragione di questo break. Carlini un po' perplesso al tavolo. Mi sa che giustamente... Non so cosa è successo. Credo si tratti del cronometro. Il cronometro andava, girava. Non, sì, ma non essendoci stato... ma non è che lo fermi, non sono gli ultimi 2 minuti della partita dove... Il cronometro viene fermato. Intanto si alza il coro Massagno Massagno. Otto punti. Con la tripla di Ongwe siamo arrivati a meno 8 dal Boncourt. Si preannuncia il famoso quarto quarto di fuoco. Sempre Sama molto alta qui a raddoppiare Williams. Non hanno visto Savon. Molto bene, molto bene. Vanno su Brown. Tanto mi si è smontato il microfono. Ecco. Male perché mi sono perso la tripla sullo scadere di Brown. Chapeau, chapeau. Chapeau, vabbè, siamo comunque a meno 11. Sì. Non abbiamo ridotto il distacco sotto la doppia cifra, però comunque dai. Quel canestro qui da 3 punti è ossigeno per Boncourt e una mazzatella per noi. Eh sì, perché avevamo fatto un ottimo parziale. Siamo andati oltre i 20 punti di scarto, no? Vabbè, se non altro abbiamo dato ancora un senso al quarto quarto, a condizione che non lo iniziamo come abbiamo iniziato il terzo. Eh sì, adesso, anche perché c'è poco tempo. Appunto, adesso qui il tempo ci gioca contro. Assolutamente, intanto andiamo magari a vedere il tabellino. Brown è a quota 25, Williams 9, 9 punti per Williams, attenzione. Raimundas 12, Kozic 5, Ceylan 8, Kessler 2 e Savon 2. Per la Sam invece abbiamo 17 punti per il keniano Ongwe, 5 punti per Robertson, 13 per Jankovic, 8, Magnani 12. Da sottolineare l'ennesima, credo che abbia fatto solo una partita senza una doppia-doppia. Infatti anche oggi 12 rimbalzi, 13 punti fuori di testa, di cui 6 offensivi. È vero che magari sarebbe meglio un rimbalzo in meno, un punto in più, però insomma sta di fatto che... La maggior parte delle volte riesce a recuperare il suo errore, meglio così. Chiaramente Gubitosa va col solito quintetto. Quintetto con Ongwe, Magnani o Jankovic, Robertson. Per Boncourt invece l'ultimo quarto lo iniziano Ceylan, Kozic, Williams, Brown e Savon. Magnani, adesso guarda l'intensità difensiva di Boncourt, che capisce che questi primi minuti sono fondamentali. Deve trovare un canestro. Mamma mia! Ma dove è arrivato Robertson? Dove è arrivato? Mamma mia, fantastico! Ma lui le fa quelle cose lì, me lo ricordo l'anno scorso con Olympique, che... Si è capace di volare a canestro, qui recuperiamo il pallone. Bravo Ongwe a cercare Magnani.
Sempre Magnani, blocco di Jankov, già l'aveva visto, peccato, però bravo Magnani a tenere vivo il pallone. Ancora sempre Marco per Jankovic che voleva prendersi un fallo, trova però lo sfondo, sì. Qui è netto lo sfondo. L'ha cercato e probabilmente Savon lo sapeva anche, si è messo lì, toccami che cado. Peccato perché il quarto fallo e lì erano due punti per noi, era almeno sette. Vabbè dai, nulla è perduto, mancano 9 minuti. No. Sorridono Chilivai e Gubitosa mentre discutono a bordo campo. Ha poco da ridere invece la Sam che adesso deve concentrarsi qui, per poco Robertson non arriva in anticipo. Su Ceylon. Chiaramente vanno a giocare su Williams. Qui Ceylon tocca la riga, è un tiro che da due, bravissimo. Ongwe. A sporcare il pallone e a recuperarlo a rimbalzo. Jankovic, sempre consegnato per il keniano. Però fa fatica a trovare la via del canestro. Allora Magnani da tre punti, mamma mia! Ha mandato al bar! Ceylo si è preso tre punti. No, due. Da due. Mi correggo da due, vabbè, ma siamo ragazzi, 5-9-6-6. 7 punti. Brown, occhio a Brown, occhio anche a Ceylon che però per il momento non ha trovato il canestro. Ma perché parlo? Trova il canestro da 3, meno 10 o più 10 se preferite. Bravo Magnani, ancora al bar Ceylon. Mentre qui gancio cielo di Jankovic. Bella Sam in questi primi minuti. Dai che siamo a meno 8. Non cercano più Williams, tra l'altro, ho notato che è qui palla Sam, bene, molto bene, molto bene. Comunque, probabilmente cercherà. Oh, così è. Dai, devi giocartelo, Jules. Devi giocartelo. Dai, giocatelo. Bravo, però non trova il canestro. Trova il rimbalzo Williams. Boncour che riparte. Peccato perché andare a meno 6 non ci avrebbe fatto schifo, questo poco ma sicuro. Cioè, si prepara un doppio cambio. Bellissimo, ottima Boncour. Difesa di Robertson. Rientra il lituano e Kessler. Fuori Savon e fuori Sela. Momento di grande difficoltà per il Boncour. L'ha capito Gaspo che... Probabilmente pagheranno magari anche un attimo di fatica perché... Jankovic tanto la fatica non la sente e butta dentro altri due punti. Siamo a meno 7, Nello. Sai, hanno giocato praticamente in 7 e non fanno più contropiede. Altra palla persa! Kozic invita alla calma Raimundas. Time out obbligato per coach Gaspo. Mentre sugli spalti euforia generale, la Sam si sta riavvicinando. Che li vedevo morti in panchina e così. Ti hanno sentito, Nello. Vogliamo sempre il Nello in cabina di regia. Si chiamano Lazzaro. Siamo rientrati bene. Adesso dobbiamo fare attenzione a Jankovic, Robertson. 4 falli tutti e due. Eh sì, non bisogna dimenticare che qui se arriva un fallo a Robertson o Jankovic in un momento crolla tutto. Sì. Poi credo che sicuramente entrerà Uttenmoser.
se dovesse arrivare un fallo a Jankovic. Jankovic, sì. Visto gli infortuni ancora di Andjelkovic e... Coach Gubitosa potrebbe giocarsi la carta Bracelli, ma secondo me si giocherà la carta Utenmoser. Stavo dicendo Andjelkovic e Ishirodo, che sarebbero i due sostituti naturali. Massagno, bisogna stare vicino ai ragazzi in questo momento, che con 6-17 da giocare hanno in mano il pallone. Boncour subito aggressivo, Magnani però riceve il pallone, attenzione a Ongwe che non deve fare fallo, questi blocchi sono molto pericolosi. Sì. A proposito di blocchi, Robertson esce dal doppio blocco mentre Brown fa fallo, attenzione chi va qui, stava per rifilare credo un fallo tecnico per reazione, per protesta più che per reazione. Peccato che stava solo stava per ha mandato un messaggio sicuramente al top scorer degli ospiti, calmati perché sennò ti fischio anche il fallo tecnico. Jankovic o Ongwe. Con calma ragazzi, fuori per Magnani che sembra avere il polso della squadra, mamma mia che cosa, oh! Non ci credo, pallone che gira sul ferro, poi Jankovic si tuffa, ottimo, qui c'era un fallo di Raimundas non ravvisato dagli arbitri e nel frattempo il pallone bagnato scivola dalle mani di Magnani e perdiamo il possesso. Peccato, vabbè, dai. Defense, gridano i presenti. Numerosi tra le altre cose, si vede che il pallone scivola infatti anche dalle mani di Kessler, ora è nelle mani di Brown, speriamo scivoli pure a lui, può darsi, perché tanto ha sbagliato, siamo sempre lì, sempre a meno 6, bisognerebbe asciugarlo sto pallone perché ho l'impressione che sia una saponetta più che altro, mamma cosa, signori ma avete visto cosa ha fatto Robertson? Cioè, è saltato così alto che è salito in groppa a Kessler. Lì ti dico, ho avuto per un attimo la salivazione azzerrata. È volato su al terzo piano, senza ascensore, ma con le sue gambe. Dai, mettiamola. Vai dentro! Fallo! Per poco, non si prende anche il canestro. Dai, due liberi. Piano piano, step by step, punto su punto. Due liberi per Ongwe. Penso di avere pronunciato quantomeno 5 volte Ongwe differentemente nell'arco della partita. Perdonatemi, non è facile. Niente, non va il primo, peccato, dai però, fiducia. 1-2 non si butta via. Bene così, dai, 6-4-6-9, bella difesa Sam Robertson, per poco, fa infrazione di 5 secondi, Boncour. Ci vuole un'altra grande difesa. Esatto. Williams, Milos con la mano evita il tiro e con quell'altra cerca di contenere il contatto. Bravissimo Robertson a deviare quanto basta. Poi qui netto fallo di credo che commette il suo quarto fallo forse, o terzo fallo. Primo fallo, come non detto, ho sbagliato di grande, ma vabbè, dalla grande. Due tiri liberi per Williams. Non ne ha sbagliato uno, come non detto, mi sbaglio anche qui. Dai che le stai guffando tutti. Allora cerchiamo di guffare per a favore della Sam. 1-2 di Williams. Anche lui. Buona! No,
Niente, come hanno lavorato bene sotto canestro, hai visto? Occhio Kessler, che mi sembra un po' in difficoltà, pallone tra le mani, guarda lì cosa ha rischiato, infrazione di passi, attenzione a O, deve venire in aiuto, ma deve anche occuparsi di Dennis, perché eccolo qui, Raimundas, si prende un tiro, ma O era vicino, tiro è sbagliato, Robertson, guarda, prende il fallo, ah, fuori di testa. Il motorino di Ulm, l'avevo soprannominato l'altra volta. Sta di fatto che con 4 minuti da giocare siamo a meno 6, abbiamo adesso due tiri liberi con Robertson. Fondamentali. Fondamentali. Un po' caotica in questo momento la partita. E bon, è stata ci voleva, una partita strana, un po' di stanchezza, un po'... Dobbiamo dire che noi non abbiamo fatto un cambio, se si sentono quei 5 secondi di Bracelli per permettere a Robertson di togliere i scaldamuscoli. Aia. Non va il primo, dai Justin, almeno uno su due. Bene, meno 5. Magnani subito aggressivo, però non devi fare fallo Marco, bravo così, accompagnalo. Attenzione a Williams, che porta un blocco. Ancora Kessler, non è proprio a suo agio con la palla tra le mani. Boncourt che non segna più, ma Sagno che ha ora l'occasione di portarsi almeno a meno 3 con un tiro da 2. Non chiediamo di più. Bravo Robertson, si ferma da 2, non trova il canestro. Peccato. C'è Boncourt con Brown, Kozic, attenzione a Brown perché probabilmente andranno da lui. Magnani lo sa, è bravissimo a difendere, doppio blocco, prima di Dennis e poi di Williams, poi però deve è fallo di Robertson. Fallo di Robertson che a questo punto deve lasciare il campo perché è il suo anche quinto fallo. Lì, anche lì. E adesso una disattenzione. Bravo comunque. Ci poteva essere prima sulle penetrazioni di Brown, infrazione di passi. Comunque applausi per Justin, perché alla sua prima partita dopo l'infortunio ha fatto veramente una gran partita. Ad ogni modo la Sam adesso deve trovare il sostituto, infatti Gubitosa inserisce a Pavou. Speriamo che dimentichi tutto il primo tempo e ci porti un qualche punto. Sì, a Pavou che potrebbe essere la nostra arma col tiro da 3, eh? Sì, diciamo che poverino, anche lui non è che abbia giocato molto per adesso, ha giocato 6 minuti scarsi. Ma guarda anche lì, non si può. Qui non dobbiamo fare più errori, Non dobbiamo fare più errori, fortunatamente l'errore lo fa Kozic, ne approfitta Magnani che poi ai momenti non perde il pallone, prova il gancio Jankovic che si prende una manata da Dennis e quindi andrà in lunetta. Siamo a meno 6, 2:49 alla fine. Lo dico anche stavolta che non è la sua specialità, la Dai, lunetta. Lo dico io perché per adesso funziona così, quindi non è la sua specialità, ma... Bene così. Nello, funziona, Nello, funziona. Il fio del ferro. Dai, Miloš. 2 su 2. No, non devo dirlo. Mannaggia, ma perché ho parlato? Vabbè, 6-6-7-1, dai. Dobbiamo dire che questi ultimi minuti abbiamo fatto... 3 su 6 liberi, un po' pochino. Brown, attenzione al blocco di Dennis. Probabilmente farà pop out, così è, ma tanto Brown si butta dentro, ragazzi, ma è una macchina da punti. Bravissimo. Brandon Brown. Credo che abbia trovato il suo 30° punto della partita. Comunque
12 secondi, si ferma da 3, trova solo il ferro questo pallone, bisognava gestirlo meglio. Siamo accorti all'immagine di O che si trascina sul campo. D'altronde ha giocato un'eternità O. Penso beh che sarà stanco. Più di 35 minuti. E aspettiamo ancora un paio di azioni, poi faccio una considerazione. Bene, intanto approfittiamo magari di questo pallone recuperato. Proprio nelle mani di O, che per poco non commette infrazioni di passi, poi si cerca di buttare dentro a Pavù. Attenzione alle caviglie di Brown qui. Miloš, mamma mia, se solo fosse un pelo più efficace. Vabbè, quantomeno prende il fallo. Non, si sta chiedendo pure lui come ho fatto a non mettere dentro questa palla. Non lo so, Miloš, quantomeno hai preso un fallo. Capisci? E adesso buttala dentro. Lui è un giocatore pesante, di stazza, di posizione. La prendeva un giocatore tipo Williams, lì tremava il ferro, la schiacciava dentro. Due tipologie di giocatori differenti, non ne sto facendo una colpa. Elegantissimo. Cioè, a me Miloš piace lui, un sacco. Sì, la scuola di Pio, però ti dicevo prima, dalla stanchezza di O, da cosa deriva? Deriva dal fatto che si sono caricati già nel primo quarto di falli Robertson e Jankovic, e Gubitosa non ha più potuto fare le solite rotazioni, ha dovuto spremere di più i giocatori, e dopo alla fine il conto arriva. Intanto i bambini della Sam hanno asciugato il parquet. Miloš può cominciare a tirare il suo primo tiro libero. E finisce dentro. Meno 5. Magnani intanto va a Dongawe. Probabilmente mi starà dicendo qualcosa riguardo alla difesa. 2-2. E difatti chiama la difesa, Marco. È una zona press. A 3-2. Prima, quando siamo andati a zona, siamo riusciti anche a rubare qualche pallone. Vediamo se è così anche questa volta. Kozic decide di buttarsi dentro, perde il pallone. Così è. Bene Sam, 59 secondi da giocare. 5 punti, dobbiamo trovare il canestro, Nello. Eh sì, per forza, perché adesso la zona, boom, abbiamo recuperato la palla, però sono andati 20 secondi, capisci? Adesso devi segnare e poi non subire per avere l'ultimo parolone. Pallone. vabbè ragazzi, però solo così riusciremo a portare a casa la partita, cioè sei a meno 5, manca un minuto, buona difesa e due punti, quantomeno due punti in attacco. Prepara gli schemi, Gubitosa. Dobbiamo andare a concludere velocemente, E probabilmente sarà uno schema del genere, una conclusione veloce, cercare di liberare. Ha esaurito il bonus, noi possiamo spendere ancora un fallo. Vediamo che cosa aveva studiato Gubitosa nel time out. Secondo me andiamo a una conclusione da 3. O di come si chiama, che tu lo pronunci bene, Ongawe, o deve prendersi la responsabilità a Pavù, perché Magnani sarà stramarcato. Probabilmente sarà così, perché vedo Kessler che marca uomo, Marco, scusate il gioco d'assonanza. Ongawe, voilà. Però forse Miloš ci è arrivato e qui lotta. La freccia è Boncourt. La freccia è Boncourt, ancora una volta. Ti stringo la mano i due.
Adesso ragazzi dobbiamo rubare il pallone e il prima possibile. Nel frattempo per limite di falli Boncour ha perso il lituano. Attenzione a Kessler, in grande difficoltà con il pallone tra le mani, che però alla fine arriva sui polpastrelli di Brown. Ancora Kessler glielo darà, probabilmente così è. E si va probabilmente a cercare una conclusione allo scadere, così è, perché manca un secondo. L'errore, riparte o 20 secondi sul cronometro, meno 5 Sam. Andiamo, dovrebbe dare il pallone, perché non è certo lui miglior playmaker. Pallone che arriva sulle mani di Magnani. Corta, Jankovic, devi trovare subito il canestro, così è, ma mancano 3 secondi, bisogna fare fallo. Nessuno fa fallo, nessuno fa fallo. Nessuno fa fallo. Incredibile. Incredibile, avevamo 3 secondi e 6 da giocare. Tutti fermi. Non c'è fallo sulla rimessa, Boncour non fa altro che terminare la partita, palla in mano, perdiamo. Lì è la classica mancanza di lucidità alla fine, siamo arrivati stremati e non abbiamo più ragionato. Peccato, peccato, è una partita che lascerà tanti rimpianti, il risultato è giusto perché Boncour ha meritato la vittoria. L'aveva in mano ampiamente nel terzo quarto, siamo stati capaci a rientrare, però ed è giusto che sia finita così. Nell'arco dei 40 minuti hanno meritato di più. Boncour che dunque ci scavalcherà in classifica salendo a 10 punti in quarta posizione. Noi rimaniamo a 8, abbiamo ancora una partita a disposizione contro Friburgo mercoledì. Non sarà delle più facili, però insomma... Non avendo niente da perdere, magari paradossalmente potrebbe essere più facile di questa, a livello di tensioni. Migliore in campo? Migliore in campo, io direi, per la Sam, io mi sento di dire Robertson. Robertson e O, ma io dico Robertson perché Così secondo Robertson, me... Io dico Magnani. Magnani. Anche Magnani, hai ragione. E dall'altra parte Brown. Brown, beh, come si fa a non dire Brown? Ha messo a segno 30 punti, 10 invece i punti di Williams, che anche lui ha finito in doppia doppia come O, con 13 rimbalzi, 11 punti di Ceylan, 13 di Raimundas Dennis, 5 Kosic, 2 Savon, 2 Kessler, così è, MVP del Boncour, Brandon Brown. Per la Sam il tabellino, 18 Ngwe, Robertson 8, 13 O, 17 Jankovic, Magnani 14. Avevi ragione tu, Nello. Giusto così, sono d'accordo anch'io, alla fine Magnani se l'è meritato. Magnani che ha concluso la partita giocando 37 minuti, segnando 14 punti, 6 su 14 al tiro, 2 su 3 da 3. 7 assist e 3 rimbalzi. Ha fatto una gran partita, poi è andato a rientrare. Vabbè, una sconfitta che fa male, ma una sconfitta dalla quale si possono trarre degli insegnamenti. E quindi diamo appuntamento a mercoledì per la partita contro l'Olympique Friburgo.